Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Claudio. Abbiamo già installato CD Burner XP, secondo me miglior programma per la masterizzazione e la copia di qualsiasi tipo di CD e DVD, secondo solamente a nero, ma pesa 13 MB e non occupa spazio utile nella memoria del nostro PC. In descrizione trovate il link per il download e l'installazione, più il link della playlist che conterrà tutti i video su CD Burner XP, tutto quello che sta a fare e che mano a mano caricherò. Oggi vedremo come masterizzare un CD audio. Il disco vuoto è già nel cassettino, quindi apriamo il programma. Ok, allora andiamo su disco audio e poi ok. La capacità di un CD audio non si calcola in megabyte, ma in minuti. Può contenere fino a un massimo di 80 minuti, quindi se avete spazio utile nel CD vuoto, potete anche aggiungere più canzoni da qui, facendo aggiungi. CD Burner XP è in grado di lasciare una pausa tra le tracce, di non lasciare una pausa tra le tracce o di creare una dissolvenza tra un brano e l'altro. Questa funzione è molto utile per i concerti, che tra una canzone e l'altra hanno sempre gli applausi. Il programma li miscelerà creando un concerto completo. Allora, questa è la cartella che voglio masterizzare. Se volete vedere quanto è lunga, questo è un greatest hits di Bruce Springsteen, evidenziate tutte le tracce, poi tasto destro e andate su proprietà, poi andate su dettagli. Come vedete è 1 ora e 17 minuti, cioè poco meno di 80 minuti. Allora, ok, allora andiamo a cercarla, eccola qua, Bruce Springsteen. Ora selezionate tutte le tracce tenendo tenuto il tasto sinistro, le trascinate in basso. Allora, come vedete 15 tracce, tempo 1 e 17 minuti, rimanenti 1 minuto e 30. Ora facciamo masterizza, poi se volete lasciate così, nessuna pausa tra le tracce, se volete lasciate una pausa di 2 secondi tra le tracce, ma da qui la potete aumentare 4, 5 o 1 solamente o 2, oppure quello che vi dicevo, la dissolvenza incrociata in secondi. Io vi consiglio di provare con 4 e vabbè, decidete voi. Allora lasciamo una pausa di 2 secondi, questo non è un live. Poi da qui scegliete il numero delle copie che volete fare del CD e da questo menu a tendina la velocità, quindi scegliamo altra velocità, ora è 16x. Allora più è bassa la velocità di masterizzazione e migliore sarà il risultato. Io masterizzo a 2x, poi cliccate su ok. Poi cliccate su masterizza. We'll be right back.
Perfetto, avete sentito, il cassettino si è aperto. Scrittura eseguita correttamente a 2x. Tempo impiegato 8 minuti. Naturalmente durante il montaggio ho accelerato il video. Cliccate su ok, poi su chiudi e poi salire il programma. Salvare la compilation? No. Poi cliccate su esci. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il risultato perché la musica è coperta da copyright. Perfetto, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto sia stato utile. Vi ricordo che nel mio canale consiglio solo programmi gratuiti, senza trovare brutte sorprese una volta installati. Inoltre trovate più di 230 effetti sonori, musica italiana, internazionale e tutorial vari. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial e se vi è stato utile. Se avete dei dubbi, domande o curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Rispondo a tutti in tutte le lingue. Per video clip a 2 da Claudio è tutto. Hola!